Quei mostri sono tutti lì e abbiamo solo 5 minuti a partire da adesso per sconfiggerli. Via, 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 via. Allora, praticamente qua ci sono tutte le trappole che possiamo immaginare. Letteralmente sono trappole che ovviamente normalmente su Minecraft non ci sono. E adesso vi faccio vedere anche cos'è quella cosa. Allora, praticamente, e questi sono tutti spuntoni, come vedete. Questo è anche un fucile, ma questo è la nostra unica speranza, perché fa esplodere davvero tutto. E noi non vogliamo far esplodere il villaggio. E qua, purtroppo, ho trovato una malcapitata, perché sì, non dovrebbe stare qua. Cioè, guardate, guardate, si chiama Nina, l'ho vista. Dai, andiamo, per favore, dovresti... Allora, si chiama Nina, oh. Finalmente ti sei fatta vedere. Mi spiace veramente, Nina. Prima o poi ti farò uscire da qui. Te lo prometto. Ma non dobbiamo perdere altro tempo. Allora, devo prendere gli spuntoni e direi di metterli davanti. E non dobbiamo avvicinarci troppo, se no sti qua si avvicinano. Allora, io li metterei qua così. Accidenti, sapete qual è un problema? È che qua non si possono mettere. E questo potrebbe essere un piccolo problema. Ma sapete cosa possiamo fare? Possiamo fare questo. Così, ok, così. Ovviamente noi possiamo mettercene anche di più di spuntoni. E... soprattutto non dobbiamo nella maniera più assoluta avvicinarci. Se ci avviciniamo è la nostra fine, raga, io ve lo dico. Possiamo mettercene anche differenti. E guardate, se io mi ci avvicino, se io mi ci metto sopra, aia. Ok, questo fa abbastanza male. Però questo so che fa un po' più male. Aia, vedete, 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 lo sapevo. Però tranquilli, io qua ho le golden carrot, per fortuna. Così posso mangiarle. Però forza, mettiamone di più. Io direi quindi di metterne più di queste, perché ovviamente più ne mettiamo meglio è. Allora direi di non fare una circonferenza troppo ampia, anche perché tutto il villaggio con questi materiali non credo che riusciamo a coprirli. Però possiamo fare questa cosa così. Ok, perfetto. Al di fuori di questo muro io pensavo di fare anche un'altra cosa. Pensavo... ma sì dai, basta anche questo. Pensavo, anche perché dobbiamo proteggere solamente la nostra volpe, pensavo ovviamente di poter fare... di poter mettere queste cose che praticamente accendono un fuoco davanti a loro e li distruggono tutti quanti. Direi che è la cosa più ideale che si possa fare in questa situazione. Ok, andiamo da questa parte così, perfetto. Ancora un po' di spuntoni qua e lì. E cos'è stato? Stiamo attenti perché questi qua magari non rispettano il tempo quando dovrebbero partire. E ricordiamo che mancano solamente 2 minuti, raga. Io non me ne ero accorto quanto passa in fretta il tempo quando ci si diverte, eh? Eh sì, ci diceva sempre così la mia professoressa a scuola. Peccato che in questo momento non mi sto divertendo, cara prof. No, affatto. Io mi sto cagando addosso. Mi scusi la schiettezza, ma veramente. E comunque perché mi sto scusando? Io non dovrei scusarmi, ormai ho finito la scuola. Direi tante cose in questo momento, ma mi trattengo. Mi trattengo perché non posso in questo momento dire. Però, perfetto, stiamo mettendo abbastanza cose. Adesso forse possiamo farcela. Dai, per favore. No, non mi dire che manca ancora così tanto tempo. Oh, mio Dio. Vabbè, faccio un taglio, va. Ok, perfetto. Come vedete, abbiamo finito il giro. E sì, mancano 1 minuto e 25. Non ho fatto un chissà quale grande taglio. Adesso, cosa possiamo fare? Praticamente, siccome noi dobbiamo difendere la nostra Nina, tranquilla cucciolina, ti difenderò io. Allora, cosa possiamo fare? Possiamo? Pessima idea, orribile idea, veramente idea proprio di cacca. Perché qua questa cosa è fatta di legno, quindi effettivamente possiamo bruciare tutto. Però possiamo mettere le ventole. Le ventole sarebbero una buona idea da mettere. Sapete cosa dobbiamo fare effettivamente che non ho fatto? Il piccone, perché se devo distruggere qualcosa, io ovviamente questa cosa in un qualche modo dovrò pure distruggerla, no? Quindi devo farmi il piccone! Che scemotto! Perché non me lo sono fatto prima? Ma me lo devo dire da solo che sono scemotto. Aspetta, tranquilli, ce la possiamo fare qua insieme a noi. Ok, allora... come faccio ad attivare però questi cosi? Attraverso, ecco, non così, di certo non così, signor Dunis. Dovrebbe essere più concentrato su quello che sta facendo. Però almeno ho guadagnato dei pomodori. Questa cosa è utile, sicuramente. Credo di avere un problemino. Sapete qual è il problemino? È che io qua non ho la redstone. Cioè, nel senso, sì, ho questa redstone, ma non ho... Oh no, raga, no, dobbiamo difenderla per forza. Mancano 10 secondi, no, ti prego. No, 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 no. Cosa faccio? No, come accendo? So io, ce l'ho. Oh mio Dio, sta partendo, è partito. Starting soon, mi dice che sta partendo presto. Ok, è partito, tranquilli. Penso che, non lo so, è già partito o no, non ho capito questa cosa. Però
posso mettere le ultime cose qua per difendere la mia Nina. Tranquilla Nina, nessuno si avvicinerà a te con queste grosse ventole bellissime. Ok, metto l'ultima redstone qua così, ok? Tranquilli, ce la stiamo facendo. Non preoccupatevi, perché se loro arrivano moriamo, ma non è questo il caso. Perfetto, nessuno si può avvicinare. Ok, bene. Andiamo a vedere un attimo il loro stato. Raga, sono qui infatti! Raga, uso la balestra. Oh, santa Maria, no. No. No, ha preso poco danno però. Poco danno. Non funziona. No. Via. Scappa. Allora, Nina tecnicamente è protetta. Muori! Ma non muore, scusatemi, Non esplode. Però no, si sta prendendo danno, quindi... Via, mi sta facendo molto male, raga. Mi sta ammazzando. Questa cosa non è positiva. Però, se io devo difendere Nina, oltre che tecnicamente il villager, perché non è che può uccidere tutti i villager, cioè, sarebbe meglio di no. Però, tecnicamente, la mia strategia pensavo di portarli molto distanti. E cazzo, questo qua è morto, raga. È morto. Ok, uno l'abbiamo ucciso. Ed è perfetto. Gli altri, però, dove stanno? Aiuto, no. Senza magari ucciderci da soli sarebbe l'ideale. Ehi. Cos'erano queste cose brutte? Ho sentito un rumore brutto. Madonna, guardate Green, che schifo. Muori. Via. Ma perché non muore, scusate? Ma non esplode. Ma signore, allora, io non sto capendo. Aia, molto male. Ma è morto? Cos'è successo? Sono di nuovo tutti là. Aia, ho appena trovato queste cose che effettivamente erano molto utili. Potevo utilizzarle prima, mannaggia me. Però direi che siccome sono ancora lì e non ho capito il perché, possiamo spammarle un pochino. E ovviamente senza passare. Ok raga, io non posso più passare. Come faccio a passare? Direi di fare un pillar. Lo so. Perché qua mi ammazzo da solo praticamente. E per proteggere ancora di più Nina, allora faccio questa cosa. No, non mi posso avvicinare però. Questo non è proprio positivo. Questi cosi vanno contro di me, non va bene questa cosa. Oh, buono così. Ok, raga, non si possono letteralmente più avvicinare. Raga, round 2, oh no. Però se passate qua ci morite, belli. Guardate, oh no, perché ho fatto questa cosa? Perché l'ho fatta? Dai, salta su, per carità. Raga, guardate, la mia strategia funziona. Ehi, tu, vieni qua. Oh no. Via, vieni qua. Stupido maiale che non sei altro. Vieni qua. Muori. Vieni. Vabbè, sapete cosa posso fare? Posso utilizzare questa mega pistola che tecnicamente... Ma io non capisco perché non funziona. Cioè, è assurdo. Vabbè, sentite. Utilizzerò la mia classica balestra. Io... Ok, l'ho ucciso. E abbiamo vinto, amici. Che bello. È stato divertentissimo poter uccidere questi Rainbow Friends malvagi. Mi raccomando, ovviamente... Iscrivetevi al canale. Direi che noi abbiamo protetto la nostra Nina, che ora ci sta ringraziando. È stato un piacere, Nina. Sei molto carina come volpina. Lo so, sei la volpina carina. Oh, quanto amore. Bene, questo mondo è diventato puro dai Rainbow Friends, almeno per ora. Ma potrebbero esserci altre avventure del genere. Iscrivetevi per vederne altre.